Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Prometeo. Si avvicina il giorno dell'Epifania e con esso anche i giorni del fine settimana. Parleremo tanto di previsioni meteorologiche, ma non solo. Come ci conferma il nostro sommario? Epifania in compagnia dell'alta pressione. Saranno sole e temperature miti i protagonisti principali su molte regioni. Attenzione al vento che soffierà molto forte sulle Alpi e al sud. I due colossi energetici siglano un'alleanza per la mobilità sostenibile. Da marzo troveremo le prime colonnine per l'auto elettrica o ibrida nei distributori tradizionali. Basterà mezz'ora per un pieno. A Goa, in India, le autorità vietano l'uso di sdraio e lettini da spiaggia perché infastidiscono la deposizione delle uova delle testuggini. Si tratta della razza Olive Ridley, una specie a rischio di estinzione. Belluno, i botti di Capodanno hanno svegliato un orso dal letargo. È probabile che si tratti di un esemplare del Life Ursus, progetto volto alla salvaguardia degli orsi bruni in Italia. Avete quindi sentito le nostre anticipazioni, tornerà il sole nel fine settimana, poi ne riparleremo meglio, ma intanto ieri è transitata una perturbazione sul nostro paese con neve anche a quote basse, specie sull'Appennino. I fiocchi bianchi hanno raggiunto molto bagnati anche le città di Piacenza e Parma. Le immagini che stiamo vedendo si riferiscono al paese di Varano Marchesi, proprio in provincia di Parma, posizionato a circa 200 metri di quota, sono immagini amatoriali. Oltre i 1000 metri sono caduti anche 10 centimetri di neve, mentre in pianura, come già detto, ha prevalso la pioggia con qualche fiocco. Ci spingiamo verso il sud Italia, perché poi il maltempo nel corso della giornata è scivolato verso il meridione e una bellissima tromba marina è stata immortalata a Paola, in provincia di Cosenza. Siamo quindi sul Mar Tirreno. Guardate che splendore. Fortunatamente il vortice non ha raggiunto la terraferma, ma il risultato è stato comunque spettacolare grazie anche alle riprese effettuate in collina. Si nota anche l'altezza della tromba marina, che probabilmente raggiunge i 400-500 metri. Immagini veramente spettacolari, lo ripetiamo, per fortuna ecco, non ci sono stati danni perché il vortice, il tornado è rimasto sul mare. Ma adesso cominciamo a parlare di previsioni, vado subito a salutare il nostro meteorologo di questo pomeriggio, Davide Dalla Libera, intanto per chiedergli se fenomeni come quelli che abbiamo appena visto saranno ancora possibili e soprattutto il tempo per la giornata di domani. Buonasera Matteo, buonasera a tutti. Beh, direi di no, perché la bassa pressione è responsabile del maltempo e dei fenomeni che ha illustrato bene te Matteo. Come vedete dalle immagini satellitari, ormai si è spostata molto a sud, la ritroviamo ormai sul Nord Africa. Quest'oggi difatti ha interessato soltanto la Sicilia sotto forma di molte nuvole e poche piogge, così come il versante ionico della Calabria. Qualche nuvola quest'oggi l'abbiamo avuta anche sul medio e basso versante adriatico, ma per lo più senza pioggia. Ma il protagonista e la protagonista dei prossimi giorni sarà l'alta pressione, che come vedete sta abbracciando gran parte dell'Europa occidentale e nei prossimi giorni appunto abbraccerà anche gran parte dell'Europa centrale, compresa la nostra penisola, portando anche un graduale rialzo delle temperature già in atto quest'oggi. Proprio in questo momento sulle Alpi occidentali stiamo già raggiungendo i 6-8 gradi a 1500-1600 metri di quota. Cosa accadrà domani? Quindi il tempo sarà per lo più stabile sulla nostra penisola. L'unica insidia sarà costituita da qualche velatura, nuvola alta e sottile sulle pianure del Triveneto, qualche nebbia al primo mattino anche sulla bassa Lombardia, sul Piemonte e sull'Emilia, ma poi in dissolvimento. E attenzione, lungo le Alpi peggiorerà, soprattutto sul versante estero, sul confine con l'Austria, e sull'Alto Adige saranno possibili delle burrasche nevose. E dal pomeriggio sera qui si intensificheranno notevolmente i venti provenienti da nord. Le temperature vedete in rialzo fino a 14-16 gradi sulle pianure del nord-ovest, dove soffierà anche del vento di probabilmente sul milanese tra il pomeriggio e la sera, sarà piuttosto forte. Sulle regioni centrali migliora su tutto il versante adriatico, tanto sole su quello tirrenico, dove le temperature saranno in media con il periodo, comprese tra i 13 e 15 gradi. I venti qui saranno deboli, venti un po' più intensi domani sulle regioni meridionali provenienti da nord, soprattutto sulla Puglia, dove il tempo sarà nel complesso buono. Soltanto al mattino qualche nuvolone un po' più minaccioso potrà dar luogo a qualche goccia di pioggia sulla costa pugliese, ma poi il tempo migliorerà, e migliora anche
anche sulla Calabria. Infine sulle due isole maggiori, tanto sole in Sicilia, dove il tempo migliorerà, rimarrà qualche nuvola un po' più densa sul versante tirrenico, quindi sul palermitano, tanto sole anche sulla Sardegna, dove qui il clima sarà decisamente mite, con la temperatura che potrà raggiungere i 16-18 gradi. Lasciamo momentaneamente da parte la meteorologia e ci occupiamo di una notizia di cronaca estera. Andiamo in Alaska perché si rischia un disastro ecologico, una chiatta per le trivellazioni petrolifere con quasi 600.000 litri di carburante a bordo ha rotto gli ormeggi a causa del forte maltempo e si è incagliata al largo dell'isola Sitkalidak, che si trova proprio davanti al parco nazionale Kodiak. L'equipaggio di 18 persone è stato evacuato e al momento non ci sono notizie di danni gravi o di perdite di carburante in mare. L'incidente è stato causato dai venti a oltre 100 km orari con onde alte 12 metri. Le condizioni meteo intanto vanno lentamente migliorando. Il coordinatore federale delle squadre di emergenza ha affermato che il piano di intervento prevede di far arrivare degli esperti sulla piattaforma, che deve essere rimossa in condizioni di galleggiare e così trainata via dalle coste dell'isola, appena le condizioni meteo lo consentiranno. Cambiamo argomento e torniamo nel nostro paese, perché c'è aria di un importante accordo tra Eni e Enel, questi due big dell'energia. Una notizia quindi importante che potrebbe anche rivoluzionare il mercato del trasporto privato. Questo accordo si basa sulla possibilità di installare le colonnine di Enel, in particolare la Enel Fast da 43 kW, nelle stazioni di servizio Eni. Parliamo quindi di auto elettriche. Se poi si considera che Eni ha una rete di 4.700 stazioni, di cui 127 negli assi autostradali, si può anche immaginare la potenzialità di sviluppo di un accordo di questo tipo. Ovviamente, come detto, grazie a questa possibilità è prevista un'accelerazione del mercato delle auto elettriche sul nostro paese, in linea comunque con quanto sta già succedendo in Europa. A marzo è prevista la prima installazione, probabilmente in Emilia-Romagna, dove Enel ha in corso una vasta sperimentazione che coinvolge le principali città della regione. Adesso cominciamo a parlare di animali, ne parleremo diffusamente soprattutto nella seconda parte della trasmissione, ma cominciamo con una notizia piuttosto curiosa. Centinaia di lettini e sdraio sequestrati sulle spiagge indiane del Mar Arabico. Il motivo? Disturbavano uno spettacolo che si ripete ogni anno, la schiusa delle uova di tartaruga e la conseguente corsa di quest'ultime verso l'acqua. Vediamo insieme il servizio curato da Caterina Leo. Aspettare solo 5 settimane dopo la deposizione per assistere a un vero miracolo. I piccoli di tartaruga appena nati scavano con tutta la loro energia nella sabbia, facendosi strada fino a raggiungere la superficie. Dopodiché, orientandosi con la luce lunare, si dirigono verso il mare e prendono il largo. Purtroppo quest'anno lo spettacolo della schiusa di migliaia di nidi di Olive Ridley, caratteristico delle coste indiane, non c'è stato. La colpa è dei turisti che affollano le spiagge della zona, in particolare quella di Goa. È partita allora la denuncia degli ambientalisti, seguita da immediate misure adottate dalle autorità, con il divieto dell'uso di sdraio e lettini sulle spiagge, che infastidiscono la deposizione delle uova delle testuggini. Nel corso delle feste natalizie sono state sequestrate centinaia di sedie a sdraio lungo i 100 km di coste e più della famosa località sul Mare Arabico. Per prendere la tintarella i turisti si sono dovuti accontentare di un materassino o di un asciugamano steso sulla sabbia. Gli ambientalisti hanno individuato nella pesca intensiva e nel crescente turismo sulle spiagge le cause che possono compromettere la sopravvivenza delle Olive Ridley, una specie già in via d'estinzione. È il momento di tornare a parlare di meteorologia, perché il fine settimana si avvicina e molti di voi probabilmente saranno sulle piste da sci. Vado quindi a collegarmi con il nostro meteorologo Davide Dalla Libera per una panoramica proprio sulle Alpi, ma anche sull'Appennino, della quantità di neve presente.
Eh sì, direi che la quantità di neve presente è piuttosto abbondante su gran parte dell'arco alpino, soprattutto oltre i 1500-1700 metri di quota, e un po' di neve ieri è caduta soprattutto sull'Appennino settentrionale, torno ai 10-15 centimetri a 1500 metri di quota. Andiamo a vedere appunto in alcune località sciistiche le più importanti quanta neve presente al suolo. Al Sestriere vedete quasi un metro di neve al suolo a 1800 metri di quota, e le condizioni meteo previste per i prossimi giorni: attenzione, soffierà vento molto forte proveniente da nord, soprattutto poi sull'Alto Adige, ma interesserà gran parte delle Alpi, e le temperature saranno in aumento, seppur il cielo sarà sereno, poco nuvoloso. Guardate già domani temperature ben al di sopra dello zero, e soprattutto tra sabato e la giornata di domenica potremo raggiungere addirittura i 4-5 gradi, parliamo sempre di 2000 metri di quota. Ci trasferiamo poi in Valle d'Aosta, anche qui nevamento abbondante a Cervinia con 60 centimetri di neve al suolo. Nei prossimi giorni anche qui il tempo sarà per lo più buono, qualche nuvola in più domani a causa dei venti che soffieranno da nord e raggiungeranno la località appunto di Cervinia, e temperature in marcato aumento, guardate, raggiungeremo addirittura i 7, probabilmente 8 gradi tra sabato e domenica. Ora ci spostiamo in Lombardia, a Livigno, anche qui molta neve presente al suolo, circa mezzo metro di neve. Domani qualche fiocco di neve potrà arrivare dai venti forti settentrionali, poi migliora tra sabato e domenica, ma anche qui le temperature aumenteranno, lo zero termico, lo vedremo tra un po', salirà di molto e la temperatura potrà salire oltre i 3-4 gradi al di sopra dello zero. A Cortina l'innevamento è modesto, 20 centimetri di neve al suolo, condizioni comunque buone nei prossimi giorni, a parte il vento che soffierà molto forte tra venerdì e sabato, quando, vedete, nella giornata di sabato qualche nuvola in più proveniente da nord potrà dar luogo a qualche fiocco di neve o qualche goccia di pioggia dovuta, vedete, alle temperature piuttosto elevate, ben oltre la media. Anche sull'Appennino settentrionale è caduta un po' di neve, soprattutto nella giornata di ieri, e ritroviamo un modesto innevamento, vedete, a 1500 metri di quota, siamo nella zona del Cimone, circa 40 centimetri di neve al suolo. Anche qui ci sarà un forte marcato rialzo delle temperature, addirittura oltre i 6 gradi tra sabato e la giornata di domenica, quando anche qui soffriranno dei venti piuttosto forti. Ecco Davide, grazie, ci hai raccontato di questo imponente rialzo termico che avverrà sulle nostre montagne, ma adesso ti chiedo quali potrebbero essere i problemi di tenuta del manto nevoso e anche di quale entità sarà il riscaldamento. Eh sì, il riscaldamento sarà marcato già quest'oggi, lo zero termico è salito oltre i 2000 metri di quota, ma salirà ancora nella giornata di domani, soprattutto sulle Alpi occidentali, mentre sulle Alpi orientali, anche sull'Appennino, soprattutto quello centro-meridionale, lo zero termico salirà un po' meno. Guardate, quest'oggi abbiamo già raggiunto i 2000 metri di quota, ma tra la giornata di domani, venerdì, e sul fine settimana, lo zero termico salirà molto velocemente oltre i 3000 metri di quota e si attesterà sulle Alpi occidentali, quindi sulla Valle d'Aosta e sul Piemonte, vicino, addirittura superiore ai 3500 metri di quota, quindi un valore eccezionale, molto elevato, sono valori quasi tardo primaverili o d'inizio estate. Attenzione anche il pericolo valanghe, che lo possiamo vedere anche con l'aiuto del cartello che ci dimostra il pericolo valanghe previsto per la giornata di domani, venerdì, vedete che risulta essere marcato grado 3 su tutto l'Alto Adige e anche in parte sulle Prealpi Lombarde, grado 1 debole o grado 2 invece in Valle d'Aosta. Come sempre noi raccomandiamo di mettersi in contatto, ovviamente di leggere i bollettini nivometeorologici per tutti coloro che vogliono appunto fare delle escursioni, soprattutto in questo fine settimana. È arrivato il momento dello spazio riservato ai video e alle foto che ogni giorno ci mandate. Quest'oggi vogliamo ringraziare due persone, due sorelle, Deborah e Jessica, che ci hanno mandato un filmato veramente carino che riguarda la loro gatta nera che si chiama Princi. Ecco, vedete questo simpatico filmato, questa gatta che gioca, ecco, con quella che sembra una pallina rossa. Grazie a Deborah, grazie a Jessica, questo video proviene dalla provincia di Vicenza. Continuate a inviarci il vostro materiale, magari riferito anche a qualche fenomeno meteorologico che avviene nella vostra zona. Ma tutti i nostri telespettatori possono contribuire alla nostra trasmissione inviando il materiale al sito classmeteo.com e alla nostra community che si intitola Meteo Warriors. La trovate facilmente in home page, vi bastano pochi dati per effettuare l'iscrizione. Stiamo vedendo anche le immagini appunto della
form di iscrizione. Vedete, questo è il luogo dove vengono caricate appunto tutte le foto e tutti i video, quindi mi raccomando, ma potete interagire con noi meteorologi anche attraverso i social network, perché Classmeteo è presente sia su Facebook che su Twitter. Questa che vedete nelle immagini, per esempio, è la pagina ufficiale della nostra redazione Classmeteo, dove ogni giorno postiamo le previsioni meteo, ma anche tante notizie, ma c'è anche la pagina ufficiale di questa trasmissione, quindi di Prometeo. Eccola qui nel nostro video, vedete, qui mettiamo le notizie anche in anteprima, che poi commentiamo qui in trasmissione, e anche i backstage, i fuori onda, quindi ci sono anche dei momenti veramente simpatici. Adesso qualche secondo di pubblicità, ma tra poco torniamo con tantissime altre notizie. Non cambiate canale. Velluno. I botti di Capodanno hanno svegliato un orso dal letargo. Si tratta forse di un esemplare del Life Ursus, progetto volto alla salvaguardia degli orsi bruni in Italia. Ne parliamo tra poco con Prometeo.